Le borgate del Palio del Golfo sfilano orgogliose tra le vie della città a ritmo della musica delle bande cittadine. Il centro ieri sera è stato letteralmente invaso dai visitatori che hanno riempito ogni angolo da cui poter ammirare la sfilata. Ad aprire il corteo sostenuto dalla Fondazione Carispezia, la banda dipartimentale della Marina Militare che ha preceduto i gonfaloni dei comuni del Golfo, lo stendardo del Comitato delle Borgate, la Lega Canottaggio e i giudici di gara. Il Fezzano, detentore del Palio del Golfo, è stato il primo a sfilare dopo il passaggio dei sidecar. La borgata verde ha attraversato le vie con i colori sociali, divertendo e coinvolgendo il pubblico con cori, balli e tanta musica. A seguire il Muggiano, vincitore delle ultime due edizioni della sfilata. In corteo la rappresentazione goliardica dell'incrocio e della fermata del bus, sul carro anche una ragazzina spericolata che a bordo del proprio scooter veniva richiamata dal vigile urbano. E dopo il Muggiano il passaggio della banda Puccini di Migliarina e poi il canaletto che ha portato la buona cucina presentando i piatti tipici spezzini. La borgata ha ricreato un intero menù dall'antipasto al dolce, partendo dalle materie prime per arrivare al prodotto finito. Il Lerici si è ispirato alla storia del promontorio del Carpione e ha rappresentato anche la farfalla dorata. Il carro rappresentava invece la tipica macina a remi rinvenuta nel promontorio, intorno antichi personaggi. A seguire la filarmonica albianese e poi il Cadimare con il suo trono di remi. La borgata ha preso spunto dalla nota serie TV Game of Thrones, rappresentando tutte le borgate con tanto di stemmi, re, regine, cavalieri e guerrieri, mantenendo simboli e tradizioni che contraddistinguono le borgate. E poi il Porto Venere che ha celebrato i 50 anni dalla fondazione dell'Unione Sportiva. La borgata ha attraversato la città in un clima festoso, coinvolgendo il pubblico e facendo ballare gli spezzini. Dopo il Porto Venere, la banda di Santo Stefano. Gli anni 70 hanno contraddistinto la borgata del Fossamastra, che, viste le premature perdite di due grandi figure per il Palio, ha voluto soffermarsi e riflettere sull'importanza delle persone nella vita di un piccolo quartiere. San Terenzo come Cenerentola, la celebre fiaba, è stata abbinata alla storia della borgata e il risultato è stata una divertente parodia. Tra le fatiche quotidiane di Cenerella, i compiti di lucidare le panche, spostare i puntapiedi e dare il grasso agli scalmi. A seguire la banda Puccini di Vezzano e poi il CRDD che ha presentato il prodotto del nostro mare che attraverso le varie attività della pesca e della mitilicoltura arrivano sulla tavola degli spezzini. Dalla pesca con la lampara alle lenze alle canne, un grande peschereccio con tanto di faro rappresentato sul carro. La scelta di sensibilizzare i cittadini da parte della borgata di Le Grazie, il cui tema si è sviluppato attorno al problema dell'inquinamento, la salvaguardia del mare e l'importanza del riciclaggio. Dopo di loro l'Accademia Bianchi Amici della Musica. Il Tellaro ha invece reso omaggio alle proprie radici. Il parco Montemarcello Magra è continuamente sotto pressione edilizia, abbandono, sconvolgimenti naturali e non della fauna e della flora e la borgata, riconoscendone il privilegio di farne parte, ha voluto tutelare il paesaggio, la biodiversità e la storia che esso racchiude. Il Marola ha portato tra le vie della città la disfira del biliardino. Per la prima volta in sfilata il biliardino vivente delle borgate. 13 squadre si sono sfilate con tanto di giudici che attraverso la VAR hanno controllato che tutto si svolgesse secondo le regole. A chiudere la borgata della Venere Azzurra che ha scelto di sensibilizzare le nuove generazioni attraverso un intervento volto alla difesa dell'ambiente naturale con l'identificazione della figura del gabbiano guerriero globale e la rappresentazione del bene e del male. Dopo domani sera, lunedì 5 agosto alle 21, in Piazza Europa le premiazioni.